Se scegli me in questo serraglio, considera che non sopporto il guinzaglio, randagio sì. Se non mi vuoi, lasciami qui. Mio Dio, le botte, nessuna pietà, questo è ciò. A Mazzarrone, contro la piaga degli avvelenamenti dei cani randagi purtroppo avvenuta, scendono in campo cittadini, associazioni e istituzioni. E quanto emerso a margine di un incontro svoltosi nel municipio, esplicitamente richiesto da un gruppo di cittadini che per senso civico aiutano, sfamano e perfino curano a loro spese cani, gatti che girovagano per le vie del paese. Siamo riusciti a coinvolgere alcuni cittadini di Mazzarrone, volontari, che faranno parte di questa associazione. Questo per poter cercare di venire incontro a quei piccoli animali che sono qui abbandonati nel nostro territorio. Alla riunione ha partecipato anche il comandante di polizia municipale Biagio Guastella e perfino Bartolomeo, un cane meticcio simile a un San Bernardo, dal carattere docile che purtroppo divide i pareri dei cittadini. Tanti lo amano, altrettanti non tollerano i suoi modi nell'avvicinarsi a fare festa alla gente. Vediamo chi è il cane Bartolomeo, che è presente anche negli uffici. Bartolomeo è un cane che è amico di tutti, lui vaga per tutta la città, la città è tutta sua, sta per la chiesa, sta davanti al supermercato, in piazza Concordia, al comune, perché qualcuno c'è sempre che gli dà da mangiare, che soprattutto una persona. Ovviamente che questo cane, che è dolcissimo, è buono, è coccolone perché comunque ce l'aveva già qualcuno, quindi non è un randagio cresciuto in strada, possa essere adottato da qualcuno, cosa che penso sia difficile, ma noi ci speriamo, in quanto gli vogliamo bene e perché non possiamo tenerlo noi. Conclude Emanuele Gellanza, il presidente dell'associazione Croce Gialla di Caltagirone, il quale ha lanciato una campagna di affidamento per far arrivare il cane Bartolomeo in Svizzera. Dai fatti accaduti, purtroppo, da questi avvelenamenti di cane, siamo riusciti a riuscire a fare questa riunione. Cosa rischia chi maltratta gli animali? Allora, il rischio lo sappiamo, perché il rischio, le leggi sono nazionali, quindi si arriva addirittura anche all'arresto ed è sempre penale. La vita poi ci riserva gli avanzi iniqua come con voi, di carezze e silenzi è possibile che giustizia qui.